Andiamo per già,
adesso. La storia non ha mai niente fatto. Ora possiamo proseguire la nostra processione ricordando che la cosa più importante che San Francesco ci ha lasciato è quello di vivere la carità di Dio verso di noi. Procediamo. All'interno ci sono due scere, uno si chiama San Francesco di Paolo e uno Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio e San Francesco di Paolo, giusto? Buono. Abbiamo imparato un'altra cosa stasera. La banda si muove più. La banda può suonare. E che siamo tutti muti! E viva San Francesco! Aspetta, andiamo. Secondo te,
La scupa, Alessandro! La scupa! San Francesco prega per noi, San Francesco prega per noi, perché la Chiesa annunci il volto amorevole del Padre che Cristo ci ha rivelato con la sua predicazione e soprattutto anche con la presenza di Santo, preghiamo. San Francesco prega per noi, perché tutti gli uomini di ogni razza e religione riconoscono la bontà e l'amore con cui Dio ci ha creati e ci affidino a noi nei momenti difficili e dolorosi, preghiamo. San Francesco prega per noi, perché nelle nostre relazioni personali sappiamo infondere in tutti la speranza e la gioia che ci concede la fede attraverso la rivelazione del mistero di Dio, che San Francesco ha detto è carità, preghiamo. San Francesco prega per noi. Padre nostro, cieli, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. San Francesco, imitando te, fa che i beni di questo mondo non ci distolgano, perché possiamo nella sua pietà glorificare Dio Padre e servire con umiltà i nostri fratelli e le nostre sorelle. Per Cristo nostro Signore. Amen. La banda può aiutarci. Ciao, ciao, aspettare. Ciao, aspettare.